Aspetta, ah beh, questo è chiaro. Sì, no, questo volevo... è chiaro, eh? No, no, vi eravate spaventati, ma... No, no, vorremmo inventare qua, magari poteva essere forse... anche qualcosa... Claudio. No, il titolo, no, il titolo, mi interessa il titolo, sai perché? Di il titolo è 2027, sì, lo so, che Andrea Lavura... Cent'anni di Roma, no? Sì, è dedicato al centenario della Roma. Cioè, io vorrei spiegare una cosa, uno psicodramma in questo stand. Cioè, Andrea Lamura, fonico romanista che ci sta seguendo, aveva detto a me di dire questa cosa. Poi ha capito che non l'avrei mai detta io. Ed è venuto anche da te a dire cent'anni di Roma. Sapeva che da me avrebbe trovato un terreno fertile. Pensate quanto tempo dovrà passare prima che si arrivi a questo centenario. Ecco appunto, troppo. Che uno può anche inventare, insomma, uno scenario futuristico, pensiamo. Ecco, lo scenario futuristico l'ha inventato in questo romanzo Alfredo Traversi, 2027 tra utopia e profezia, la riscossa dell'umanità. Già il fatto che ci sia una riscossa ci rincuora moltissimo, ma ci arriviamo, perché una riscossa arriva dopo che veramente si è scesi in basso moltissimo. Il libro parla di un paese, insomma, che va sempre più a picco, un mondo va sempre più a picco e che dalla crisi mondiale diventa sempre più in mano all'ora hobby, mafie, massonerie e cose di ogni sorta. Esatto, sempre più. Sempre più. Sempre più, sottolineo. Sì, come a dire che ce n'è già abbastanza, intendi? Beh, direi, insomma, di tutta evidenza. E poi a un certo punto, però, la riscossa sta in una specie di sindacato internazionale che fa ripartire una battaglia, insomma, questo è un pochino per riassumere proprio in maniera sinteticissima la trama. Ma come l'hai venuta in mente? Sì, se posso aggiungere una cosa? Sì, sì. Nelle iniziative dei giovani, cioè, perché ai giovani credo che sia affidato comunque il compito di un'eventuale riscossa. Il sindacato rappresenta in questo contesto l'esperienza delle persone più adulte, che sicuramente possono in qualche modo tenere a freno gli entusiasmi e indirizzarli meglio, però secondo me il punto di partenza è l'entusiasmo dei giovani. Ecco, l'entusiasmo dei giovani, da lì si riparte, ma dove si era arrivati? Per quale motivo lei ha pensato un romanzo che in qualche modo... Va bene, perché hai pensato questo romanzo in qualche modo così stretto su qualcosa che assomiglia anche all'attualità, magari inasprita, magari resa talmente aspra da diventare parossistica, estrema, però con qualche attinenza a quello che stiamo vivendo? Beh, perché praticamente io mi sono, cioè, partendo da un'analisi abbastanza anche tutto sommato semplicistica, se vogliamo, non esageratamente complessa, della situazione attuale, mi sono proiettato in un futuro non molto lontano e ho immaginato diversi scenari, e per rendere il romanzo più interessante ho scelto quello più pessimistico, ma che secondo me non è neanche il più improbabile. Cioè, lei vede questo, è un po' la genesi. Ecco, questo volevo capire, quanto ha fatto il romanziere e quanto invece ha scavato nel suo profondo di cittadino, insomma, per pensare queste cose, nel senso, ha inventato, ha romanzato, oppure come lei pensa che potrebbe davvero diventare il nostro mondo? Io sono partito dalla visione da cittadino e devo dire ho fatto il mio sforzo per costruire una trama narrativa che accompagnasse in qualche modo l'idea del cittadino, cioè, quindi il romanzo è un espediente letterario, se vogliamo, che però credo che abbia, insomma, un suo interesse e che si venga letto volentieri, almeno questi sono i riscontri che ho ricevuto. Però... La cravatta di Mentana. Una pausa. Verde a pua bianchi. Lo sapevo, ma sempre così, ma io pensavo che lui lo faccia per lo sfondo verde, questa volta c'è lo sfondo azzurro. Blu. Perché? E niente, la cravatta. Eccola, verde, eccola, la vedi, è un verde scuro a pua bianchi. Cravatta di Renzi? Renzi è nera e maniche di camicia bianca. Mentre invece Travaglio è senza cravatta, non riesco ancora a vedere da Milano. Vada però. Parlano di correnti di pensiero. Ecco. Sempre le correnti. Sempre correnti, prego, correnti, prego. C'è sempre Spilferi. Allora, dicevamo. Eravamo arrivati al punto in cui serve un'utopia, serve una profezia e una riscossa dell'umanità, come recita il sottotitolo, perché si è andati particolarmente a fondo. Lei pensa che possa succedere davvero?
è un auspicio, una speranza, no, un'utopia. Aspetti, intendevo la parte negativa. La parte negativa? Secondo me sì, secondo me sì. Cioè non vedo... la deriva è quella, ci vorrebbe un'analisi politica, non so se sia questo il... la sede giusta, se volete io... Prego, prego, ci mancherebbe, siamo qua per questo. Anche perché, insomma, qualità... Certo, di... dopo D'Alema sono cavoli suoi, però... questo è un po' un problema. Il mio pensiero è questo, cioè noi... il mio pensiero, il mio punto di vista è questo, abbiamo una democrazia rappresentativa, eleggiamo i nostri deputati e li deleghiamo in qualche modo a... a decidere le nostre sorti e in qualche modo, nei limiti del possibile, a esaudire i nostri desideri. Gli diamo questo mandato sulla base di un programma che loro ci forniscono e che chiaramente tiene conto delle contingenze del momento, ma allo stesso tempo arrivano dei diktat da organismi sovranazionali che in realtà impongono delle scelte e comunque all'interno di una cosiddetta recinzione, se vogliamo chiamarla così, che non danno via di scampo. Cioè, diciamo che il ruolo della nostra politica tende a diventare molto 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 limitato. Io adesso non so se... nel momento in cui ci viene imposto l'utilizzo dell'IMU, e questo lo fa il Fondo Monetario Internazionale, si esprime a questo parere, diciamo da questo punto di vista, l'Unione Europea, e addirittura io so che insomma c'è la JP Morgan e Standard & Poor's, agenzia di rating, sì, si è espressa in questo modo, condizionando immediatamente i mercati, e poi quando il mercato ti impone qualcosa, perché rischia di punirti se tu non ti attieni a quelle, ai suggerimenti che ti sono arrivati, allora vuol dire la sovranità nazionale è di molto limitata rispetto a quella che invece è quella che dovrebbe esprimersi normalmente in una democrazia rappresentativa. Chiaro. Ma prima della parte positiva, adesso cioè, andiamo alla parte positiva, però volevo capire se c'è un aggiornamento. Sono stato invitato a dirlo, l'ho detto, però insomma... No, ma ci mancherebbe, adesso parliamo della riscossa invece. Però volevo capire da Claudio se c'erano aggiornamenti dalla 7. Esatto. Vabbè, però sta in cuffia Claudio. Sì, prego, sì. Allora stiamo parlando di legge elettorale. Lui ha detto, Renzi sta dicendo, è successo a febbraio una cosa... si è consumato l'incredibile capolavoro di Berlusconi grazie all'incredibile autogol di Bersani, per cui poi però alla fine tutti dicevano di aver vinto. Allora come si fa per avere poi qualcuno che invece vince su tutti? Cambiando la legge elettorale. E quindi anche lui, diciamo, come tutti. Beh sì, poi lui dopo... sempre molto insistito sulla necessità di cambiare la legge elettorale. Speriamo veramente. Vabbè, la riscossa può partire dal cambio della legge elettorale in Italia, per esempio, secondo lei? No. Può essere un passo, sì, certo, no, che sì. Per il mondo, addirittura? Ma per il mondo già una cosa, ognuno nel suo piccolo deve fare qualcosa, e noi sicuramente qualcosa nel suo romanzo fare, come si svolge la riscossa dell'umanità? Nel mio romanzo, cioè che dovrebbe essere profetico, qualcosa si è già realizzato. Magari prendiamo appunti, magari possiamo già iniziare. Cioè il romanzo succede nel 2027, magari la facciamo iniziare allora, prima. La storia comincia sappiamo. Nel 2025, il romanzo comincia nel 2025. Nel 2027 si conclude, capisco che è un arco temporale piuttosto ristretto, ma insomma sogniamo un po', no? È certo, se è possibile. È certo. E la riscossa come si fa? Questa è l'utopia, cioè l'unione, questa convergenza fra studenti, diciamo, parliamo di quello che è stato l'esempio dei movimenti studenteschi, ma magari degli anni 70, io mi sono rifatto un po' a quei modelli, un qualcosa del genere. E poi questo sindacato unico, cioè finalmente una convergenza fra tutte le sigle sindacali verso un unico scopo, al di là delle correnti interne. Io parlo di sindacati concertativi e conflittuali, faccio
il sindacalista non di vertice dell'Unione Sindacale di base, per cui insomma conosco un po' di queste tematiche. Lei lavora anche come funzionario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi sì, qualcosa la conosce in merito, insomma. Sì, una doppia visione, cioè quella anche delle manifestazioni di piazza che si fanno come da sindacalista, e anche quello che nel quotidiano vedo, insomma, in una struttura che ha i vertici delle amministrazioni statali e che è molto vicina ai vertici politici, ovviamente, insomma. Questa convergenza porta a un... diciamo che il vero protagonista del romanzo sono le masse popolari, che finalmente prendono coscienza, grazie all'operato di queste elite in qualche modo un po' intellettuali e un po' comunque del mestiere come quella del sindacalista, riescono a prendere coscienza dello stato di soggiogazione in cui si trovano, e quindi sono alla fine il vero protagonista. Come si mettono insieme per la riscossa? Però ci dica delle indicazioni pratiche, perché così prendiamo appunti. Prendete appunti. Allora vogliamo fare questa rivoluzione incruenta, perché certo, incruenta, perché questa deve essere, insomma. E si fa, secondo me, coinvolgendo le masse. Questo è veramente un'utopia, cioè trasmettendo la coscienza di questa situazione di soggiogazione, ripeto, di fronte a dei poteri fortissimi e intangibili, perché l'alta finanza, poteri mediatici in qualche modo manipolati. È un romanzo, cioè fantascienza, ma diciamo che c'è anche una parte della politica che in qualche modo è soggiogata al potere finanziario economico, ma è un, ripeto, è un romanzo di fantasia. Non troppo. 2027, ma non troppo, Traversi, tra utopia e profezia, la riscossa dell'umanità, esce per Gangemi Editore. Grazie mille, Alfredo Traversi, di averci raccontato un po' questo romanzo.